Cari amici, sono Paolo Nespoli, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, e vi mando questo video messaggio dalla Stazione Spaziale Internazionale, in orbita bassa attorno alla Terra. Per essere preciso, vi parlo dalla cupola, modulo fabbricato in Italia, modulo che non solo ci permette di sorvegliare le attività all'esterno della stazione e manovrare la nostra gru spaziale, ma anche di guardare il cielo e soprattutto la Terra, che ci scorre sotto ad 8 km al secondo, con un'alba e un tramonto ogni 45 minuti. In realtà la ragione per cui sono nella cupola è per mostrarvi un oggetto che vi sta a cuore, questo mini kilt, che rappresenta artisticamente la rosa della Valle Scrivia, un'antica cultura tradizionale, profumatissima, che oltre ad abbellire i campi e i giardini in maggio, vi consente di preparare il delizioso sciroppo di rose, lo zucchero rosato, la birra, i canestrelli, dolci di vario genere e persino cosmetici. È una specialità della vostra valle e dei vostri paesi che ho visitato virtualmente il giorno della vigilia del mio lancio verso la stazione, il 27 luglio scorso, quando cominciavate a busalle al vostro festival dello spazio a Villa Borzino. E anche per dare ancora un momento di attenzione spaziale a Busalla e ai comuni della Valle Scrivia, che io ritorno da voi con questo vostro simbolo, affinché restiate fedeli nell'impegno per la continuità del Festival dello Spazio. So che i ragazzi delle vostre scuole hanno fatto un bel progetto dedicato alla Rosa dello Spazio, bravi! Mando anche un saluto alle signore che hanno realizzato questo vessillo della Rosa della Valle Scrivia, brave anche a voi! Beh, la nostra finestra temporale sta per chiudersi e il lavoro mi richiama. A tutti un abbraccio senza peso, ma con tutto il cuore. Arrivederci sulla Terra. Agenzia Spaziale Italiana.